Simone, mi vuoi bene? Gesù, dopo la sua resurrezione, incontra gli apostoli ed è a Pietro che rivolge per tre volte la stessa domanda, a ricordare il triplice rinnegamento con cui Pietro si è allontanato da Gesù. È l'amore che può ricucire qualsiasi divisione. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gesù risorto è apparso agli apostoli. È questo il primo dialogo tra Simon Pietro e Gesù. Dopo il rinnegamento troviamo questa domanda sull'amore: «Mi ami più degli altri?» Pietro sembra rispondere senza pensarci: «Ed io cosa risponderei?» Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecore». La stessa domanda, ma senza il confronto con gli altri. Cosa significa per me amare? Posso affermare di amare Gesù Cristo? Se sì, come? Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Tre volte il rinnegamento, tre volte la stessa domanda. La risposta di Pietro ha due aspetti che ci segnalano un cambiamento profondo. Pietro prova tristezza, comprende di aver sbagliato. È il suo un dolore sano che lo farà crescere. Il secondo aspetto è in quel «tu sai tutto». Pietro ha smesso di nascondersi a Dio e a se stesso. Non finge di sentirsi forte, si fida e affida a Cristo. Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Due le possibili letture. Pietro sarà incarcerato e morirà ucciso a causa del Vangelo. Pietro non seguirà più la sua volontà, ma si lascerà guidare interamente dalla volontà di Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Una nuova chiamata a ricordarci che sempre la nostra vocazione ne nasconde una più profonda. Come Pietro, anche noi ci rialziamo da una caduta. Nella giornata, donami, Signore, di poter contare sulla Tua presenza accanto. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Carica l'audio del commento trovando il link qui sotto in descrizione. Grazie e a domani.